passare l'anni mia in un momento, e la tua faccia del mondo. La parola alla... C'è un'ultima poesia che ci avevi promesso, so che dopo devi andare via, ecco. Il pane che è una poesia, pane, ogni sera un cubito. Sì, aspetta, guardate dentro quando vado. Questo è una pila. Però ti devi mettere in una posizione che sei... Ti vuoi mettere qua? Mettiti qua al centro. Nel leggere un buffet devo fare una premessa, chiedo scusa per l'ultimo verso un po' colorito. Ma che ci sta bene, ci sta bene. Ferruccio Greco, mio padre. Allora, non è pute. Lui la leggeva molto meglio di te. Certo, l'autore è normale. L'abbiamo sentito tante volte. Sì, eh? Ho capito. Sì, è vero. Allora, un buffet. Non è pute che sei laureato alla festa che ha fatto mammitato. Erano 180 tutti quanti, parenti, amici, in orchestra e due cantanti. O padre alla porta tutto mulinato per accogliere amici e parentato. Sorrisi, auguri, complimenti, abbracci, regali, bustarelle e fiorammazzi. Ciò parenti anni vide che emozione di essere trovata questa occasione. Ne ci sentiamo che la giocatura alla famiglia ne aveva fatto onore. L'orchestra si è messa subito a suonare, tutti anziani e giovani a ballare. Poi, verso 8, in la stanza principale hanno aperto un buffet eccezionale. Benedica quante cose per mangiare, un sapere da quale parte cominciare. Panini, antipasti, bruschette e arancini, formaggi, prosciutto, rustici e Seppioline sott'olio, calamaretti, alici marinati con funghetti, pancetta, filettuccio di maiale, arrosti, tramezzini con caviale, lasagne, parmigiane e cotolette, crepe, fritture, contorno e polpette, roast beef, sbraciole, penna all'arrabbiata, salsicce, capo e cuore superstar. Sopra una tavola, parata a parte, conzata, con stile e a regola d'arte, birra aperitiva esotici e nostrani, bibite e vino di Castelli Romani. All'altro lato, bar e pasticceria, varietà di mignon e scelta cremeria, profiterol, sfogliatelle e amaretti, cioccolatini, liquori e confetti. Come una molla, tutti su scattati e alla tavola singhi i piatti su zumbati. Che spettacolo, mamma rassosia! Manca la fame della guerra si vedia. Un dolcinamento tutti ammunzeggiati come alla fede di San Giuseppe a Lungocrati. Da sinistra ammuttavano ad ondate per girare a destra a pigliare le altre portate. Mentre a destra per girare a sinistra spingie per arrivare prima che tutto finisce. Chiedi un mezzo, scendi di due lati, non si potevano muovere, erano giovati. Manco un miglio acrobata, parola mia, ad allungare un braccio ci riuscia. Una lotta, una raffa generale, mi pare una gara di rugby in finale. Proprio come senatori e deputati, quando a governo hanno stato sono chiamati. Figlio mi ha mandato un piatto, una salvietta, un bicchiere, un cucchiaio e una forchetta. Papà, pigliati quello che ti piace, o mi ha detto, mira tu, sei capace. Io, rigognoso contro la muraglia, hai aspettato la fine della battaglia. E quando un campo può essere liberato, alla tavola mi si è avvicinato.
era sparito tutto, una volata, un cielo e giù una febbre superstata. Chi poteva sperare? Piazze senza misura, chini di tutto, e con la colmatura di uno all'altro, avendo armato un passaggio come la fiette a catena di montaggio. La favola di Sopo mi è venuta in mente, un re leone fa sempre un prepotente. Un munno è tutta una buffetteria, un forzuto s'abbuffa e lo debole spachia. Ed è proprio così, a ribonaccioni durano solo l'avanzo di leone. Avevano assato infatti un arancino, un bicchiere di Coca-Cola e un panino. Ma un bello proprio tanno è cominciato, libero un gelo in un centimetro quadrato, per spugna una parte bicchiere e panino per poter mangiare almeno l'arancino. Una spasera di gente sopra un cascione, certi hanno cumò arrivato in un spicone, altri hanno pianerotto l'arrannunchiati, ci parliano accampamento dei soldati. Io, a remano, piatto, bicchiere e posate, stavo in mezzo alla sala con le braccia alzate, come un prievite, quando fa l'offertorio, ma in gemia, non malo repertorio. Un mangi, mi ha dimandato un invitato, come si spirito, fuoco, rispondo siccato, con quale mano avrete mangiato? Non pare un posto per m'appoggiare? Guardando un dono, se incontro già sazio, gentilmente si spostava per far spazio. Uno, per s'abbracciare con il cugino, mi ha fatto cadere il piatto Coca-Cola arancino. Ci signori, rimasto male, che scarogna, mi guardavano tutti, una vrigogna. Che avete fatto? Citto citto, a rasa rasa, si è asciuto per dire a mangiare a casa. Uno spaghetto agli uogli, un bipazzato, una bistecca, pure formaggio stagionato. Vieni un usciane a casa a disposizione, che scialamento, che soddisfazione. Mangiando, dice, ridendo solo solo. Allora vabbè, o buffè, però gli sto a fango. Allora, io volevo declamare la poesia che sarebbe una fotografia della casa dove sono nato. Mi ricordo la casa mia una volta, era petterilla, era recota, e i camere non pagare, e tutto là si aveva da fare. Una era per le notte, l'altra per le meno sciacotte, ma c'era tutto e non si ci stava in gutto. Non fa codere per l'uranno, per acqua terra fredda e tanna. Mi ricordo sopra la cimenea, una quadra e una Madonna che si preia, una petra e lo sazier, fatte vigna e maestiere, una stuzza e una cannita, una sacchetta e le tida. Mi ricordo che c'era la molla e pure un spit, che serviva per le chiurite, ci invitava la sazizza e vedia che contentizza. Poi mi ricordo i vigni messi in croce e un panare che ne nuce, un tripete, la pigneata, la pavetta e la canneata. Mi ricordo pure una cerriglia in un rezzuto, una pizarra con un salatore, un fuso per federe e un domo per alloggiare. Mi ricordo una cettulla petterilla per potere, vicino alla vasca per davere, e alla resa una petra di sapone fatta in casa. Mi ricordo che era decrito pavimento, che le mura senza niente, con un chiuso sudamente per un cividere vacante. Ma no, qua c'è peccato, c'era nessuna usanza consumata. Un'altra cosa mi ricordo, leggeva una cannizza con lo piano, una rigliera per l'oreano, un presunto appena rotto, a peccato due cacciizzi con granate, e poi come faccio a me scordare, a papà con mammarella, a Franco, a Sarina e ad Antonella, cresciuti assieme tutti là, a quella casa recota, a quella casa in avota, mi resta il ricordo, ed io mi tengo cara non mi scordo. Avanti. Dove era sta casa? Dove era sta casa? Casa mia. Ah, sì, bellissimo. Vicino al palazzo, non c'è
Centro storico. Bellissimo. Prego. La parola al poeta della Valle dell'Esaro. Buonasera, buonasera a tutti. Ringrazio il professor Guzzardi per la sua nota e arcinota eleganza e, diciamo, di ospitalità e che cosa. Allora io, mo facciamo, voglio declamare la poesia che è riferita a un vecchio cantiniere che aveva la cantina vicino a casa mia. La cantina di Zu Arbino. Zu Arbino, rinomato cantiniere, vinnia un vino rosso miscelato. E ti rispondeva, figlio, che suo è mestiere, se ci dicesse che l'avevi annacquato. Sostanno alla cantina di suo Arbino, potesse mirare tutta la piazza. Facendo giorno di presto mattino, ci si arrotavano i clienti di razza. Trasiano i manzi e i litigastorti. Chi ne onesto e chi rubava le carte. Una cosa di certo li comunava, li tanti quarti che ognuno scolava. Quando piovia, che ci si inzippavano, le cannatone non si contavano, e tanti barrili di vino pariano quando alla scurata si ricoglievano. Tanti giocavano tosta le carte, non si raccoglievano manco a mangiare. Fuoco suo a chi scorne, mamma che parte, se anche una moglie veniva a chiamare. Si poi giocavano a padrone sotto, chi niente vivia e chi si intimbonava. Per finisce lo vino era una drotta e povero chine a loro m'ingappava. C'era pure che cazzotti minava, ma lo giorno dopo tutto passava. Di nuovo come frate a due Zu Arbino, intorno alla cannata china di vino. Se poi una femmina in piazza zinnava, dentro la cantina si giudicava e qualunque peccato che dentro faceva, prima o prima si conosceva. E Zu Arbino come fosse un padre, donava sempre i buoni consigli. Non giudicate la roba dell'altro, voletevi bene, accordo figlie. Dentro all'università di Zu Arbino uscivano i laureati onore allo vino, con 110 leggisti e ingegneri e più diplomati per 100 mestieri. La vecchia cantina era un cinema, ognuno faceva l'attore e comparsa. Povero in canna facevano una prima, ma orecchia allo bar nemmeno una farsa. Grazie. La mia categoria è abituata a dare sentenze e per di più a fare sfoggio delle proprie idee, le quali vanno accettate e basta. Voi invece avete realizzato, non montatevi la testa, qual è il concetto di vera chiesa? Mi devo alzare, se no non mi sento a mio agio. Quando dice una cosa importante, quando faceva scuola, anche l'università salivo sulla cattedra. Chi per, no? Che per dare più forza al concetto. Dicendo che avete realizzato la vera chiesa, cosa voglio dire? Che nessuno di voi da stamattina ha detto io sono meglio di tutto. Ognuno ha tirato fuori quei talenti che ha ricevuto da Dio. Voi direte allora qual è
il nostro merito, che l'avete messo a frutto. Cioè, non siete stati vagabondi. I piano piano sta arrivando allo Palomeo, no? Se in tutte le parrocchie si avesse questa voglia di ascoltarci, di mettere in evidenza quei talenti di cui parla San Paolo a disposizione di tutti. Noi siamo ecclesia dal greco, l'abbiamo detto a tavola, no? E che vuol dire ecclesia? Siamo convocati davanti alla parola di Dio. Questo è il momento spirituale. Poi c'è il momento culturale. Siamo convocati davanti alla cultura. Quel signore lì mi ha portato in un luogo chiamato l'inferno. Che bel posto. Però c'è Rita Catavala, una bella capanna, madre mia, con Batisciale là sotto. Ci vuole anche il momento ludico. Quindi non è che si possa sempre pregare oppure ascoltarci con impegno, come fa Herman che ne ha tenuto una giornata a casa. Meno male che c'è Subentarieto, no? Avete visto un vernacolo come è uscito fuori? Tanto io pure sopra l'altare parlo in dialetto. Allora qual è il mio augurio? Di non demordere. E poi diventiamo vecchierelle tutti. Sono stato contento con questo due ragazze stamattina. Ecco, cercate di attrarre, mortificando e dando spazio anche a loro. Inventatevi qualcosa che sia un convenire, che però gli interessi loro, non l'argomento, argomenti di vita. Voi direte, tu che porti? Io ho fatto già la mia proposta. Vienna da Fuscaldo, la mamma di San Francesco. Se venite a Paola vi porto giù, dove San Francesco ha cercato di capire cosa voleva Dio da lui. E in questo film è descritto tutta la sua infanzia. E basta, la sua infanzia. Oggi abbiamo bisogno di andare a scuola di come si fa famiglia. Allora dove sta il profetismo? E chiudo. Non è il gusto di andare controcorrente. Se noi viviamo in un mondo globalizzato, cioè tutta a ma via a stessa capo, no? Se noi viviamo in un mondo dove ognuno deve fregare l'altro, la poesia che ha contato tu, come ho fatto tu vino, che ha detto, quando non broglia. Quando gli dicevano che l'aveva annacquato, lui rispondeva, figlio, chi so è mestiere? Anche noi, la categoria nostra, no? Ha voglia che il Papa, che siete il caso che sia il vicario di Cristo, cioè non è che ha parlato uno qualsiasi. E allora, io sono pronto, avrete un proiettore qui, no? Per un CD. Una proposta, qui all'aperto, tanto in un'ora e mezza ce la facciamo, però bisogna mettere il dolce, dove i giovani possano fare qualcosa, perché se no non li acchiappiamo. Un altro esempio, andare a vedere una partita di calcio dove giocano i vostri figli o sono impegnate le vostre figlie. Ecco, dobbiamo trovare questi agganci perché devo arrivare alla festa di oggi. Oggi è San Giovanni. Che ha fatto Giovanni? Ha preparato la via a Gesù. Amen. Amen. Bene, 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 bene. Allora andiamo avanti, salutiamo i signori che vanno via, grazie a voi, grazie di tutto. Ciao, ciao, ciao.
Buonasera. Buonasera. Che gli devo leggere una poesia. Purtroppo, purtroppo ognuno corre, ognuno c'ha i suoi impegni. Ognuno c'ha i suoi impegni, abbiamo detto che era tutto flessibile, quindi da stamattina siamo andati avanti. Quelli che sono venuti prima, quelli che sono venuti dopo, quelli che sono andati via, purtroppo fa parte del gioco. Va bene, ok. Allora, andiamo con te. Casimiro. Pronto? È il mio collegio, il mio, dove studiato. Il collegio ha la sede storica, so. Sì. Ma quello prima era il mio paese. Padre, a Malanova. Ah, quando, no, perché questo è importante per me. Quando Malanova a Cancarena pena, ti pia e non ti lascia giù, o mondo ti cara una volta. Tutto sta per venire, i sordi, la bellezza, la spertezza, la furbezza, tutto finisce. Citto, citto, nauno, assemeglie, tutto ti passa una volta, sulla coscienza ti rimane. Se buono ha fatto, buono cristiano ti ricorda, se malo cristiano sei stato tu, Cancarena ti pia e non ti lascia giù. Ti consuma piano piano, e impressa impressa la morte si avvicina e non ti credi l'ora che ti pia. O Padre Eterno mi sei ricordioso, misericordioso, solo ti può salvare dei vampi d'inverno. Se ci sei caputo, se no pure fuori l'inverno ti tena, i vermi ti mangiano, come vermo già la vita sei stato tu. Ma che sei troppo brutta, è troppo violenta, troppo. Allora, ora voglio recitare una poesia, il cui titolo è Lo consuolo politico. Praticamente parla di quando i nostri vari eletti deputati perdono, però in definitiva non perdono mai, perché poi trovano sempre un qualche cosa dove potersi attaccare. Lo consuolo politico. Cata nanna, ma già da picciriggia, sentia parlare di una vecchia usanza, o per lotto, disgrazia o neurasteggia, ognuno consolava con speranza. Se era lotto l'intero parentato, si presentava con ogni ben di Dio, piccioni fritti, vino già invecchiato, ma raccomando mangia, parente mio. Se moglierta disgrazia ti ingurnava, l'amico tuo venia ti trattene, se fai sangue lo scuorno non si lava, svregognata ci hai dato tanto bene. Invece quando si ingurnava l'uomo e lasciava la povera mogliera, di comare via via paria lo duomo, comma voi siete iure, idre e bannera. O che era di cuore o era artato, ognuno c'era sempre in un riguardo. Chi in zoopatia venia consolato con parole, caffè, ma caro lardo. Mo su altri tempi tutto è cambiato, fa o ricevi corna e come vando, di quanto scritto tutto è disusato,
e lo diavolo si misca col santo. Ma l'unico consuolo che rimane ai politici che hanno perso tosto, ci offrono poltrone a doppie mani, viene con noi a parate su questo. Lo debole da sera alla mattina, orfano lascia chi l'ha sostenuto. Lo passato si asciutta come brina e si riammanda per farlo mantenuto. Dopo un poco in televisione la stessa faccia che hai sempre ammirato, come parla chi brotta delusione, dalla lingua t'accorgi è stracangiato. È traslocato in altri partiti. Posso continuare ancora? Ti è concesso un'altra poesia, come no? No, voglio dire un paio di proverbi che ho fatto io. I migliori matrimoni, spesse volte sono quelli che non si fanno. La scarsa intelligenza, di chi l'attorna non fa emergere l'insipienza di un falso dotto. Femmina e trappito, con femmina ho trappito, non sei mai certo di ci aver capito. Non hai capito? Ah, traduzione. Con la donna e con i frantoi, quando porti a molire le olive, non sei mai certo di averci capito, se ti hanno dato tutto quello che ti aspettavi. Ecco, a me non hai mai capito se ti ha detto la verità quando ti consola. Vista curtata, quando lo filo non carra la cruna, vuol dire che di vista si imbassa fortuna. O dolore, no piccolo proprio dolore, fa sempre più male di un grande dolore altrove. Pensaci primo, alle tempi di oggi non pensate di sposare, se prima non ti sei fatto un corso su come si affronta una separazione in dolore. A soppressata, quando ti sagno e vio con la lacrimeggia, allora sì che sei saporita e bella. O maiale, con gli anni cufeco, ti ingrasso e t'appecco. O grano, quando una volta si vinduliava, bello pulito, terra restava. La gallina, l'ultima, dai. Quando la gallina è sisita di cularino, non ci comprati un grano, facci brudino. Grazie.